Linda, papo. Ti è venuto a trovare, sei contento? Ora, sono Linda, ma non mi conosci? Sì, te conosco, Linda, Linda, ma la me fare, la me fare, oh! Acco io stasera, Cosa me fanno, Che te l'ha portata? Te è venuto a trovare, tu detto. Te è venuto a trovare, che te l'ha portata? Me lasci in pace pure te. Oh, ma me ne portato qualche cosa, un altro, qualche buona nuova? Sì. Sì? Ma sì per te, no? Sì, ti dico che sì, sì. C'è fu conto? Sì, io. Ma tutti? Sì, le cose le fanno come deve essere fatte. Me la Peppe gliel'hai detto? Sì. E il marito? E che vabbè? E la moglie? Pugellia! Pure la moglie? Sì, oh, Pugellia! Oh, ma pareggiate tutti stasera? Pareggiamo, pareggiamo! E arriviamo la rifana, ecco quel che è! Ma non è che tante volte babbo stasera, Ma quante mi fanno niente, va? Un'altra e poi basta, piano. Ma tutti per vero? Tutti. Ma gli posso dire? Sì, tanto diglielo. Tuo padre ci ha domandato se ci avevamo qualche soldo da prestare. Ma non vedo trovare un tantinello un po' scomodi? E allora Aurelio ci ha detto se puoi andare a stroppare. Ma bravo! Ma che c'è di male? Mica sei di primi. Te, non so se sai, ma lui, quando ci servivano gli altri, namà, ce l'ha atta come? Che quando l'hanno detto a Peppe e alla moglie su casa, non ci ha fatto manco fiatà. Ci ha detto daglieli subito, che questa è gente brava, questa è gente che merita. Io casco dai piedi. Ma me volete spiegare meglio? C'è poco da spiegare. Quella sera, quando è stata? Quando vi siete decisi a vestire per presepio, vi ricordate quel giorno era? Era il giorno dopo di Natale? Il giorno dopo di Natale, sì. E noi altri, con Aurelio, tra una chiacchiera e l'altra, ci ha detto se ci avevamo 150.000 euro da prestare. E noi altri, ora abbiamo parlato in famiglia, abbiamo detto a Peppe e alla moglie, e stasera siamo venuti qua a vivere. Ecco tutto. Papà, ma come ti è venuto a pensare? Perché io sono stato prima amico e tu entrava a cielo. Stasera non ha fatto altro che dire la befana. Ma te guarda, io vi ringrazio. Io più dei grazie, so che dite. In prestito? In prestito dico. Vabbè, ma quanto? Mica fare le istruzioni. Il 3, no? No, 3. Ma il 5, l'altro 3. 3. No, il 3, io va meglio. Il 3. Adesso però c'è da considerare tutto quanto è fatto. Adesso che la frittata se c'è girata tutta quanta c'è da considerare tutto. Anche se non è che ci risolve tutti i problemi, Chi dorme coi cagli si attacca le pulce. Chi spera a fare affari con tutti i soldi sulle mani, vedrai tu l'affari che fai. E c'ha ragione. A sto punto non ci si può che sta a pensare. Allora? Sì, se non sbaglio, sulle mani siamo quasi 500.000 euro. E poi, una volta spesi, e portare molto avanti la ristrutturazione, anche dovendovi trovare male, cosa che io non credo, la potete sempre vendere. Allora altro che 500.000 che vi dicevo, no? Volete mettere? No? Posso dire la mia? Io sono stato a sentire, non so le case, non me voglio intromettere, le cose non me ne arrivano. Però se la faccenda vi la sapevano, questa che stava di adesso, a me mi balla ancora le contentezze. Anche perché... No, di pure! No, magari dopo la dico grossa. Di